stato un po' il binario parallelo di cui accennava Ilaria, proprio nella struttura di questo progetto. Il sito attualmente contiene in pratica tutto quello che è stato realizzato e nell'ambito del nostro corso noi abbiamo lavorato con gli studenti nella diciamo, ideazione, progettazione e realizzazione sia delle attività che hanno svolto i ragazzi della scuola media in via Mazzara, sia proprio il lavoro a priori di ricerca, quindi studio della via, di sua indagine. Quelli che vedete sono dei video che sono stati realizzati dai ragazzi come esito conclusivo del corso e che in un certo senso sono stati poi il punto di partenza per capire quali sono gli aspetti particolari di questa strada, a partire appunto dalla suddivisione dei tre ambiti, lo storico, lo socioculturale e quello urbanistico. Una volta individuati questi tre ambiti abbiamo collaborato, diciamo, strettamente come accademia, come dipartimento di del Mambo, proprio a progettare delle attività che potessero prendere in esame questi tre aspetti. E gli studenti stessi, insieme all'Ilaria e del Dipartimento Educativo, hanno diciamo, sviluppato le attività che mi hanno appena raccontato i ragazzi dell'indagine appunto storica, dell'indagine socioculturale e quella umanistica, la rincorsa dei personaggi nella strada, lo scoprire le tracce del passato, eccetera. Tutto il lavoro fatto, quindi sia degli studenti dell'Accademia delle Arti, sia dei ragazzi della scuola scelta, è stato riunito in due prodotti finali, una mostra appunto inaugurata a Palazzo Pepoli con gli elaborati dei ragazzi delle scuole medie e il sito che attualmente vedete presentato sotto forma di installazione video, quindi una sala interamente immersiva, l'abbiamo definita, dove poter fruire lo scorrimento di questi video. E la realizzazione poi, la pubblicazione online del video stesso che attualmente contiene tutti quanti i contenuti. L'ultimo passaggio che è stato fatto, insieme sia appunto al Dipartimento di Comando, sia al Museo della Città, Palazzo Pepoli, è stato quello di inserire all'interno di questo sito anche la possibilità di avere adesso un materiale, un kit didattico che si basa proprio sulle attività che hanno svolto i ragazzi delle medie a livello, diciamo, sperimentale. Quindi all'interno del sito voi avete, oltre ai video che in un certo senso introducono il percorso generale sulla strada realizzata dai ragazzi dell'Accademia delle Arti, avete la descrizione del progetto, le immagini della mostra e quindi potete andare a rivedere il percorso espositivo e anche appunto la possibilità di scaricare questo percorso didattico con le attività che qualsiasi scuola o qualsiasi persona può attualmente svolgere proprio nell'indagine della strada. Prima di concludere lascerei la parola a Nicola che è uno degli studenti per avere appunto anche il punto di vista di loro che hanno vissuto in prima persona, accompagnando anche i ragazzi della scuola media, il progetto. Sì, ecco, diciamo che il progetto nel complesso si è rivelato più complicato di quello che avessimo pensato all'inizio, nel senso positivo della cosa. Quando ci è stato presentato inizialmente progettazione multimediale, eravamo convinti di dover realizzare una nostra opera, un nostro elaborato che l'intero corso si sarebbe svolto appunto focalizzandoci su questa ricerca e siamo stati totalmente smentiti perché in realtà il bello di questo corso, il bello di questo progetto è stato il vivere e condividere un'esperienza che è stata la mappatura di questa via, che è un esempio. Via Marsala funge, come è ben stato spiegato precedentemente, da esempio per quello che è il concetto che sta dietro. Cioè il riscoprire antropologicamente, fisicamente, spiritualmente, immaginariamente quello che è il luogo in cui viviamo. E noi studenti, noi dell'Accademia, che passiamo gran parte delle nostre giornate in Bologna, ci siamo dovuti ricredere, io in primis, su quello che può rivelarci una piccola via antica di Bologna. E non solo, e soprattutto quello che possono scoprire gli altri. Perché il più delle volte siamo convinti che il nostro punto di vista sia l'unico, effettivo ed efficace. La verità è che tutti vediamo le cose in maniera diversa e i ragazzi ce l'hanno dimostrato molto bene. Quando li abbiamo portati con noi a svolgere il progetto, che
noi avevamo preparato il nostro progetto didattico, hanno saputo tirare fuori cose nuove che non avevamo nemmeno immaginato, nemmeno calcolato, ci hanno stupito e successivamente ci siamo stupiti noi di quello che siamo stati capaci di realizzare successivamente, perché ogni elaborato, ogni video che avevamo pensato è stato modificato, cambiato, rielaborato, riconcepito in base a tutte quelle che sono state le esperienze. Ed è proprio questo il concetto, credo, finale che si debba comprendere ed esprimere, questa intersezione, interconnessione tra noi, l'istituzione Bologna Musei, il Mambo e i ragazzi delle scuole medie. Ognuno ha saputo dare agli altri qualcosa e ha ricevuto qualcosa in cambio, e quindi ne è venuto fuori un progetto completo, almeno secondo il nostro punto di vista. Grazie. Come docente del PC4 vorrei ringraziare tutti i soggetti coinvolti che hanno reso possibile questa magnifica esperienza per questi ragazzi che sono veramente emozionatissimi di avere qui questa sera, e grazie anche alle loro famiglie che hanno reso possibile il loro intervento perché frequentano le scuole superiori. Grazie ancora a tutti, perché è un progetto che è rimasto nei nostri cuori, qualcosa di molto costruttivo che ci auguriamo di poter riproporre anche in futuro ad altre classi. Grazie mille a tutti.